E bentornati sul mio canale, sono Walking Dread e questo, ragazzi, è Metro 2033 Redux. Musica eccezionale, carina. Allora, è uscito da parecchio tempo questo gioco, comunque rimane uno dei migliori FPS tra tanti. Facciamo una bella nuova partita spartano. Ecco qua, è un problema. Scegli lo stile di gioco, sopravvivenza o spartano. La esatta quantità di filtri munizioni tra... come diventa quantità rende lo stile di sopravvivenza praticamente adatta a chi cerca esperienza originale di Madonna con un'attività tanto per la vita. E qui semplifica i combattimenti, il remake ed è pensata per i giocatori che praticano uno stile di gioco più frenetico e votato all'azione. Menù a prezzi speciali, pronti sostanziosi. Mica lo so. Facciamo un'esperienza originale. Si spera. Raccomandata per i giocatori regolari, degli esperti in prima persona. Ma per gli esperti di prima persona, ogni incontro rappresenta una sfida seria per la capacità e tattiche. Proiettili e risorse devono essere gelosamente protetti, il successo non è garantito. Facciamo difficile. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento. Beh, saltiamo. Ehi, Artyom. Quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti? Ah, credevo che stavo camminando, invece salivo. Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Va bene. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. Allora. Mano mio. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Vai tranquillo, che adesso apro tutto. Ok, C per abbassarsi. Ok, andiamo di qua. Perfetto. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Qua c'era. Io intanto queste le ho azionate. Poi adesso cerchiamo le munizioni. Qua l'abbiamo presi qualcosa. Qua Artyom, come cazzo mi chiamo? Artyom. Ricarichiamo. Intanto. Tu qua aprischi. Qui sei inutile che le ristacchiamo perché le abbiamo azionate. Vabbè, era per la corrente, vabbè, non ce ne frega una mazza. Noi qua dobbiamo fare un bel salto con zero. No! Perfetto. Mancata! Beh, arrampicati e ritrovati. Olle! Ok, saliamo. Saliamo. Sembra che non ci sia nessuno. Sembra! Perfetto, la maschera antigas l'abbiamo presa. Siamo quasi. Questo è il teatro Toro. È molto vicino alla torre. Carica l'arma! E carica l'arma, o testa di minchia. Ancora
Bene. Cazzo, ma già finito tutto? Pensaci tu, dai. E tiriamo insieme, vai. Apri sta cazzo degrata. Usciamo. Ed eccola qui, Artyom, la nostra meta. Rispondi, Ullman, rispondi. Passo. Ullman, dove sei? Sento Ullman. Forte e chiaro, passo. Siamo alla torre, ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti? Passo. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Bene, guardate che belli effetti. Quando saremo in cima alla torre. Fantastico, i riflessi. Potrai rilevare la nostra posizione. Passo. Ostia. Lieto di vederti, colonnello. Bene. Hai sentito? Ascolta. Che cazzarola era? Formate un cerchio. Oddio. Mantenete la calma. Io mantengo la calma, ma... Guardatevi le spalle, ragazzi. Sì, temo che sarà più dura che nella biblioteca. Speriamo che non arriva nessuno qui da me. Al mio segnale... Scatenato l'inferno! Fuoco a volontà! No, io, ragazzi, non vi aiuto. No. Tanto ben riparato qui dietro. Tenete le posizioni! Quando avete finito mi fate un fischio, E poi tanto non c'ho manco niente per... C'ho la pistola, niente. Merda! Fuoco ecco. La volontà! Qualcuno mi ha fatto fuori. No, forse è un filmato. Bene. Oddio, no! Quello è andato! Oddio! La vita nelle galline non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine. Nel che fine ho fatto? Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni. Strange. Artyom, sei sveglio finalmente. Per fortuna. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Artyom. Vai, Artyom. Ci siamo la chitarra, no? Sì. Abbiamo suonato la chitarra. Perfetto. Oh, la grafica, ragazzi. C'è la grande. Qua spegniamo e accendiamo. Ottimo. Whisky no, solo foto. Va bene, va bene. Andiamo, Artyom.
Andiamo, Artyom. Merda, porci, malattia. Ne ho passate di peggio e non ho intenzione. Alex, cosa pensi di fare? Sì, Nicolai? La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Praticamente sono delle, della stazione, una stazione dei treni. Sergei, avete visto il mio Sergei? Forse è l'unico rifugio in quest'epoca. Un'altra pattuglia è stata attaccata a mezzanotte. L'ospedale è pieno. Non meno, dobbiamo aspettare. Scenari molto apocalittici. Molto apocalittici. Lascialo stare, è ferito. Niente visitatori. Sergei era tra i combattenti. Pieter! Pieter! Il capitano ha detto che sta bene. Sei tu. Spero sia vivo. Vieni, Alex. Sono stati detto. Salve, Artyom. Capisco, ma restate calmi. Dobbiamo Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito. Questo? Ma danneggiano la mente delle vittime. E questo Dio, quando finirà quest'incubo? Non ce la faccio più. Il Doc. Questo? Cos'è quello? Non ce la faccio. Cosa diavolo? Che cazzo è? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Benvenuto all'Expo, Hunter. Grazie, ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede. Niente di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, grande. Che sta succedendo? Belle cose. Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Bene. La si prende. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. Dai, Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Sei ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Dai, dai. No, Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Te te la sei presa l'arma, A me che me dai la merda. Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. Bell'ospedale, sentono l'odore del sangue. Basta, mi avete rotto. Ho messo anche la gamma, adesso mi fate fare brutte figure. È uno. Sei a posto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Liscio. Basta, ragazzi, non ne ho più, Ma certo. Mamma mia, che ragazzo. Dio. Niente tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. I tetri. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti.
Sono i nuovi Homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Li ho fatti fuori tutti, tutti! Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Oh, io bello! Difenderò la mia vita con le unghie qua, e con i denti. E trascinerò la pistola in con me parecchi di quei tuoi nuovi Homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Va bene, fate come cazzo vi pare, intanto sono uscire le mie provviste. Se ci sono. Con la mente distratta. E quando mai? Il posto di guardia esterno. Il posto di guardia, via via. Bella questa scena, bella. Beh, questa non è tanto bella, eh. Questa scena qui fa un po' schifo. Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Artyom! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Chiarissimo! Abbiamo una medaglietta. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una. Andiamo avanti. Conductor Nasme Natormosa. Ah, ok. Era ora. Te la sei presa comoda come al solito. Non me rompere. Prendi la tua roba e vai al binario. Fammi stare calmo. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Ma certo. What's the spirit candozzo? What's the spirit candozzo? Mamma mia, ma che cazzo stai? Spengiamo la luce che ci risparmia la corrente. Una canzone latina della chitarra, questi sono i libri. Spegniamo la luce. Tappa appunto preso. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Va bene, perfetto. Qui chi c'è? Dove hai trovato quel disco? Oh. Dono di un ranger. Libri. In cambio di una tonnellata di musica. Te come sta messo? Ciao, ciao. Sicuro di non essere. Disegna qualcosa. Vino che gioca. Che ne dici di una casa? Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Ok, qua cosa abbiamo? Reparto carne. M per, sai, c'era scritto. A dire il vero, non sono sposato. Che tesoro. Non c'è nessuno. Sei il cesso questo? No. Non c'è altro che sporco. Sporco dappertutto. Sei tu, Pete? La gente è sporca, sai? Dovunque no, non sono io, Pit. Ipocriti e traditori. Io sarei sporco, eh? Senti chi bene, vedete che si sono rinforzati in questa stazione. Complimenti. Ti avevo detto di non allontanarti. Non è di notte. Le rispettive stazioni collaboreranno per tutto ciò che chi è che parla? Il tizio lassù. Bravo. Scusa. Ma la cosa più importante è che d'ora in avanti le gallerie settentrionali saranno pattugliate da unità militari congiunte, che mi senti? Costituirà un importante passo quanto avanti nella difesa del sistema della metro. Oh, abbiamo taccuino, no. Le riga sono già in marcia verso la nostra stazione. Confidiamo che tutti i cittadini. Non ho modo di vedere una mappa. Mostrando loro lo stesso rispetto per sapere dove devo andare. Le nostre guardie. Grazie per l'attenzione. Mio Dio, com'è possibile? Le buone armi fanno i buoni soldati. Io dovrei avere 33. Questa la prendiamo.
Una volta stavamo trasportando delle cose in poco valore. Ah, giusto. È proprio quel che ci voleva. Ma pensa a quanto costerebbe la tua morte e quella. Andava tutto. Quando sei in guerra, la tua arma è la tua migliore amica. Perfetto. Un nemico visto è un nemico ucciso. Bravo. Non si vedeva a più di due metri. Così? Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Sei lercio, fannullone. Sei lercio. Cosa vuoi? Cosa? Che vuoi? Anche qua proiettili. Vedi come se dovessi morire domani. Sì. Bene. È proprio quello che succederà se non riporti subito le cose a casa. Affare fatto, ci mettiamo. Levati dalle scale. Andiamo, Giacone. Senti, il libro te lo restituisco domani, ok? Va bene. Va bene, fai in fretta a leggerlo, perché mi serve. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Oh, armeria. Ciao, Artyom. Che ne pensi del tizio nuovo? Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, sì, ci siamo all'armeria. Calibro 5.45. Prodotto già mi sento meglio. È molto precisa. E quando si surriscalda, brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Prendi il fucile e va. Subito. Spara raffiche brevi, Artyom. La solita vecchia. Prendi anche delle munizioni. Almeno le proviamo. Ecco, un caricatore universale. Per la bene, batteria. Anche te hai finito? E infine, una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive. O se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Dai, Serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? Perfetto. L'ho provata, va benissimo, ciao. Dove è gito il tizio? Dove è andato il tizio? Ah sì, qua c'ero già stato. Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Ti levi dalle balle? L'ho vista solo in qualche. Questo è un po' sfregiato. Mosca è sparita. E presto faremo la stessa fine anche qui. Ciao Artyom, come stai? Bene, bene. I maiali mangiano? Sì, ho voglia. Tutto bene con i maiali, sì. Ok. Mettetela giù! Che ne dici, maialino? La schiena! Come animale di compagnia, schiena massimo. Guarda, questo sta schiettando. Non mi pare che c'è qualche strana malattia. Vai a unirti alla carovana? Buona fortuna, allora. Bene. Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Sono qui, Allora sei pronto a partire? Diceva di essere felice. Contribuisse. Tasto sinistro del mouse. Sei pronto? Andiamo allora. Sei impazzito. Andiamo. Metto di morte di tutto il mondo. Andiamo. Peggio che essere il dottore che hai. Tu mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarti. Tu schiatterai per primo. Non c'è problema. Lo vedo io. Allora. Schiatterai per primo. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio ce la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Bene ragazzi, termino qui. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento e bye bye da Walking Dead.